Amiche e amici sant'angelesi, ben ritrovati su tutti i canali ufficiali del comune di Sant'Angelo di Brolo con il sindaco del nostro comune, il dottor Francesco Paolo Cortolillo, che saluto. Grazie, saluto te e saluto i telespettatori che abbiamo il piacere di avere ad ascoltarci. Come di consueto, dunque, per fare un punto sull'attuale attività amministrativa e per seguire un po' anche lo stato dei lavori sui servizi comunali, come ad esempio l'allargamento mensa, la situazione viabilità, insomma, sindaco, le chiedo per prima cosa di farci un po' un riepilogo di quanto sta accadendo e di cosa dobbiamo aspettarci. Grazie Antonio e Carmelo, amici di Ask Communication, che come al solito mi date l'opportunità di fare il punto sull'attività amministrativa svolta negli ultimi tempi. Sì, in effetti la domanda sui servizi comunali, sullo stato dei servizi comunali è importante e calzante, vorrei dire, perché abbiamo delle importanti novità in materia dei servizi comunali che eroghiamo alla nostra comunità. Intanto stiamo operando, facendo, intercettando alcuni finanziamenti importanti che il PNR ci ha concesso, le opportunità che noi riusciamo, con le risorse finanziarie che riusciamo a intercettare, avvengono anche grazie a un lavoro intenso che gli uffici comunali propongono quasi tutti i giorni. Cominciamo dalla mensa scolastica, un importante finanziamento, i lavori di potenziamento, di ampliamento della mensa scolastica, dei locali nei quali si effettua la mensa scolastica, sono in corso. Siamo a buon punto, abbiamo dovuto in maniera del tutto temporanea affidare i servizi all'esterno. I nostri concittadini sanno che in questo momento abbiamo affidato alla vecchia fattoria la preparazione dei cibi e con ovviamente coadiuvati sempre da dipendenti comunali, con la distribuzione nei vari plessi scolastici. Il potenziamento consiste in un finanziamento di 400.000 euro, come dicevo, del PNRR, che ci consentirà di migliorare tutto l'impianto della cucina, con la zona lavaggio, con dei locali importanti per l'immagazzinamento delle derrate alimentari, e in più un ampliamento del refettorio comunale, nel quale noi speriamo di poter bypassare i due turni di refezione, facendo in modo che tutta la nostra popolazione scolastica che frequenta il plesso di Pozzo Daniele possa essere allocata in un unico turno nel refettorio. Diciamo che è chiaro, è stata un'attività molto travagliata, perché come tutti sanno quei locali venivano gestiti per conto, ovviamente vi era un comodato gratuito da parte del comune, ma che è datato da molti anni, all'Avis, alla sezione Avis di Sant'Angelo di Brolo, che svolge sicuramente un'attività importante. Da una interlocuzione costante, continua, che abbiamo avuto col presidente dell'Avis e con il direttivo, siamo riusciti a liberare, in un certo senso, mi perdonino gli amici dell'Avis, questi locali che inizialmente erano locali adibiti al servizio della scuola del plesso di Pozzo Daniele, e chiaramente il comune è impegnato a poter dare locali altrettanto idonei, altrettanto confortevoli. Stiamo pensando a delle soluzioni alternative, crediamo che possa essere anche la sede definitiva dell'Avis, un'intera ala dell'ex plesso delle scuole elementari di via San Francesco, laddove ci saranno sicuramente tutte le condizioni e tutti i comfort che loro hanno lasciato allorquando operavano nell'ambito del plesso di Pozzo Daniele. E questo è per quanto concerne i servizi resi alla scuola, con tutta una serie di altri servizi collaterali, per esempio autonomia e comunicazione. Quest'anno abbiamo dovuto
ovviamente perché la richiesta della scuola è stata una richiesta dal punto di vista numerico di studenti che erano bisognosi di godere del servizio di autonomia e comunicazione, abbiamo dovuto, con fondi comunali importanti, ingenti risorse comunali, abbiamo dovuto assicurare ad oggi e assicureremo fino alla fine dell'anno scolastico a diversi soggetti autonomia e comunicazione con personale specializzato affidando ad una cooperativa che espleta questo tipo di attività e di servizi. E questo è un altro aspetto. Abbiamo cercato e stiamo cercando di migliorare la viabilità urbana e quella extraurbana. Continuiamo ad efficientare e a creare condizioni per realizzare piccoli impianti di illuminazione pubblica. Nei prossimi giorni accenderemo nella zona del parcheggio Michele Guidara, esattamente alle spalle del nostro campo sportivo. Andremo fino alla strada che conduce al plesso, all'asilo nido Ambrosoli impastato, diciamo che anche lì stiamo provvedendo a realizzare dei corpi illuminanti a LED che illumineranno e quindi renderanno ancora più sicura e confortevole quella zona. Inoltre riqualificheremo l'intero parcheggio, che sarà ovviamente destinato ad area di sosta, e questo consentirà in qualche maniera ai nostri concittadini, in una situazione, in una zona nevralgica qual è quella di Oreto, per tutte le attività, che quelle vecchie e quelle che sono nate di recente, e quindi io credo che se ci sarà la collaborazione dei nostri concittadini riusciremo a fare comprendere che non sempre è possibile parcheggiare in zona Oreto, ma a poche decine di metri di distanza ci sarà un parcheggio di almeno 20 autovetture che potrà essere destinato alla sosta. E questo è un altro importante fatto. Altri servizi comunali, parliamo dei servizi ambientali. Siamo da ormai 2 anni comune virtuoso, perché abbiamo toccato punte di differenziare raccolta differenziata dei rifiuti non solo nel centro urbano ma anche nelle borgate, che superano l'85%. Quindi io credo che quest'anno rientreremo nelle premialità che la regione ogni anno dà agli enti locali virtuosi. Quindi anche questo un servizio importante. L'opera di discerbamento, abbiamo iniziato da poco alla pulitura, ad effettuare la pulitura delle nostre strade. Ovviamente siamo in un periodo primaverile di passaggio, e prima che arrivi l'estate noi speriamo di poter, anche in considerazione dell'emergenza incendi, di ciò che sarà come sempre purtroppo il grande problema dell'estate, noi cercheremo di farci trovare pronti e di effettuare nella ingentissima viabilità urbana ed exurbana rurale che noi abbiamo. Ricordo che abbiamo circa 500 km di viabilità urbana ed exurbana rurale, e quindi ovviamente tutto questo comporta un lavoro importante, un lavoro che richiede mesi e mesi per poter garantire la pulitura delle strade comunali. Altri servizi, facciamo leva anche su servizi sociali importanti. Abbiamo ottenuto anche qui un finanziamento dal PNRR di 300.000 euro, e a giorni, nelle prossime settimane, partirà un servizio di assistenza a domicilio agli anziani. Abbiamo effettuato un bando per 60 anziani che saranno serviti e gestiti da un'attività che durerà 3 anni, ricordo 3 anni, in più con un servizio nuovo, innovativo di telemedicina che sarà erogato a favore di tutti gli anziani che avranno, ovviamente godranno del servizio di assistenza domiciliare agli anziani. Inoltre assistenza
assistenza domiciliare a disabili gravissimi, anche qui un altro finanziamento, oltre alle attività nel campo dei servizi sociali che svolgiamo come AOD2. Ricordo ai nostri concittadini che siamo noi comune capofila dell'AOD numero 2 con 6 comuni, e quindi eroghiamo servizi sociali quali attività ludiche e ricreative. Quest'anno partiremo subito con la colonia estiva, io credo che alla fine di giugno saremo nelle condizioni di erogare ai nostri piccoli questo servizio importante, consentendo loro la balneazione, dando tutto, erogando tutto in maniera del tutto gratuita, e così via discorrendo. Io credo che in effetti i servizi importanti, quelli più importanti e quelli meno importanti, li stiamo garantendo, io credo, in maniera soddisfacente. In questo momento nel nostro paese, nel comune di Sant'Angelo di Brolo, ci sono diversi cantieri aperti. Le chiedo dunque un po', anche in questo caso, il punto della situazione, tempistiche e anche situazione per quanto riguarda finanziamenti del nostro comune. Nel campo delle infrastrutture e dei lavori pubblici svolgiamo un lavoro che viene, direi, da molto lontano, perché sin dal 2016, quando ci siamo insediati alla guida del comune, abbiamo immediatamente iniziato un percorso di elaborazione di progettualità, di arricchimento del patrimonio di progettazione, perché siamo sempre stati consapevoli che avere una dotazione di progetti cantierabili nell'ambito del comune ci avrebbe consentito, e ci consente e ci consentirà anche nel futuro prossimo, di poter intercettare importanti finanziamenti. E questo credo che sia davanti agli occhi di tutti. Con soddisfazione, vorrei dire, pur con tutte le difficoltà, ovviamente, con tutto il travaglio che in questa materia è dato da tutta una serie di condizioni che si devono determinare e di intralci, di intoppi che strada facendo si possono sempre verificare in un campo molto complesso e in un momento storico davvero difficile nel rapporto tra pubblica amministrazione e attività imprenditoriali, soprattutto nel campo della edilizia e dei lavori pubblici. Ricordo ai nostri concittadini, nei giorni scorsi mi sono un po' piccato di fare assieme agli uffici un conteggio dei lavori pubblici allo stato in corso, cioè in esecuzione in questo momento, e una cifra importante, e che vi dico subito, abbiamo in corso in questo momento 9 milioni e 700 mila euro di finanziamenti in corso che andranno a conclusione entro l'anno. Vorrei dire che tra ottobre e novembre dovremmo definire, anzi io sono convinto che definiremo, il miglioramento dell'ingresso nord, famoso lavoro di Gabella, la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, la scuola di San Francesco d'Assisi. Altri lavori pubblici sono iniziati da poco, per esempio consolidamento di Barba, anche questo un finanziamento importante di 995 mila euro. E in più partiranno da qui a un paio di mesi, ma perché sono appalti in corso che verranno effettuati dalle consortili con la quale il comune intrattiene il rapporto, che è la consortile ASMEL, altri importanti lavori pubblici. Anche qui mi sono andato a vedere, a fare una somma dei lavori pubblici che partiranno, e qui l'elenco è davvero importante. Siamo a circa 6 milioni e 800 mila euro di lavori, di finanziamenti già assunti alle casse comunali, con lavori pubblici che partiranno.
Nell'ambito dei beni culturali, per esempio, il primo dei grandi lavori pubblici che partirà nel giro di qualche settimana è il teatro comunale. La riqualificazione del teatro comunale con l'annessione anche dei locali dove in questo momento sono allocati i vigili urbani, e quindi anche un'offerta dal punto di vista culturale più importante, più completa. Riusciremo in quei locali adibiti, ripeto, in questo momento al comando dei vigili urbani, lì saranno allocati i servizi igienici, verrà un guardaroba, verrà un angolo bar, e quindi ovviamente amplieremo questo piccolo teatro che, ricordo a tutti, essere un'opera straordinaria, soprattutto per quanto riguarda il soffitto ligneo, e restituiremo, io credo, nel giro di un anno, poco più di un anno, se, come dicevo prima, riusciremo, ma non dipende certo da noi, se riuscirà ad avere la buona ventura di trovare un'impresa che sia veloce e che comunque sia qualificata per questa tipologia di lavori, che sono lavori sotto leggi della sovrintendenza dei beni culturali, e quindi ovviamente imprese che devono avere necessariamente una qualificazione importante in questo settore dei lavori pubblici. In più, l'ex carcere borbonico, anche questo è un lavoro pubblico che parte, l'ex convento di San Francesco, il completamento, questa è un'opera fondamentale per noi, andremo al completamento, annetteremo altri locali, abbiamo avuto un finanziamento di 1.600.000 euro, e siamo stati noi, assieme ad altri 4 comuni della provincia di Messina, ad avere un finanziamento dal Ministero delle Infrastrutture e dal Ministero della Cultura, dai ministri Salvini e San Giuliano. Vorrei continuare la Torre Saracena di Piano Croce, un altro finanziamento già ottenuto di 921.000 euro, e inoltre, se non ricordo male, oltre ai beni culturali, scusate, l'elenco è così talmente vasto che i campetti, la riqualificazione e rigenerazione dei campetti di San Silvestro, anche qui un finanziamento di 663.000 euro più un cofinanziamento di 117.000, che credo verrà assunto con onore a carico della regione. Riqualificheremo sia i campetti Lembo di San Silvestro che tutta l'area circostante. Noi speriamo di poter realizzare anche un miglioramento e quindi fare fruire ai nostri concittadini di San Silvestro anche quel verde attrezzato con l'acquisizione del terreno, dei terreni che abbiamo assunto, che abbiamo acquisito da privati e che sono contigui all'impianto sportivo. Abbiamo poi un finanziamento importante per la riqualificazione di spazi pubblici volti a realizzare un'area attrezzata in località Pantano, anche qui un finanziamento di 1.100.000 euro. E abbiamo già definito 5 interventi importanti su 5 edifici comunali, esattamente l'edificio della scuola di Contura, l'edificio della scuola di Colantoni, il Palazzo della Cultura, il Museo degli Angeli, il campo sportivo Caldarera, laddove sono stati concessi col PNRR contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica. Ad esempio, il Palazzo della Cultura era un problema annoso, quello del riscaldamento e quello del condizionamento del Palazzo della Cultura con gli infissi. Abbiamo sostituito tutti gli infissi, abbiamo realizzato un funzionale impianto di condizionamento, e così via discorrendo, anche al Museo degli Angeli. Io credo che questo è quanto è agli atti del comune e può essere riscontrato un altro lavoro
pubblico importantissimo, il consolidamento della zona Casalotto Sant'Antonino, un finanziamento che abbiamo ottenuto circa 2 anni fa, che aveva avuto una specie di stop da parte della regione, ma non solo per il nostro comune, ma per l'intera graduatoria definitiva che era uscita. Era, mi pare, una misura, un bando che, definito 5.1.1 sul dissesto idrogeologico. Andiamo ad appaltare questo lavoro pubblico per 2.068.000 euro, quindi diciamo che, ecco, non mancano certamente non mancherà l'attività edilizia e l'attività di riqualificazione, di recupero e di nuove infrastrutture che saranno poste al servizio della comunità, i finanziamenti importanti. Certo, è chiaro che dal momento della progettazione al momento dell'ottenimento di un finanziamento, del finanziamento alla realizzazione, è chiaro che vi sono dei passaggi complicati, vi è un'attività travagliata nel senso che possono sempre avvenire degli intoppi, per cui ci sono dei ritardi, si possono determinare dei ritardi. In più abbiamo in cantiere almeno, credo, altre 5-6 opere pubbliche importanti, dove in questo enorme patrimonio di progettualità che abbiamo negli anni realizzato e che continueremo a realizzare, perché ricordo a tutti che il Comune in questo momento, sempre con fondi PNRR, ha la possibilità di avvalersi della collaborazione di 2 ingegneri e un architetto, assunti 2 a tempo determinato nell'ultimo mese e mezzo fa, un architetto e un ingegnere, e in più un altro ingegnere assunto in un rapporto di collaborazione sempre con fondi del PNRR, quindi a zero euro per il nostro comune, e che fanno e che faranno un'attività importante, soprattutto di progettualità mirata all'ottenimento di finanziamenti, alla intercettazione di finanziamenti PNRR. Inoltre abbiamo posto una richiesta, abbiamo un soccorso istruttorio nei giorni scorsi, una richiesta al Ministero degli Interni per 4 professionisti che dovrebbero essere, qualora ce le finanziano, dovrebbero essere un informatico, un giuridico, un tecnico e un amministrativo, altre 4 figure professionali che noi speriamo, confidiamo, perché credo che abbiamo tutti gli elementi, abbiamo avuto proprio nei giorni scorsi un soccorso istruttorio da parte del Ministero che ci domanda chiarimenti in merito a queste figure, e io spero ardentemente che si possa arricchire questo organico comunale sempre con professionisti di molto qualificati e che certamente migliorano di moltissimo la qualità dei servizi, la professionalità e l'efficacia dell'attività amministrativa. Passiamo adesso, Sindaco, ad un tasto dolente, se ne discute ormai da qualche settimana. Tra l'altro è stato organizzato anche un incontro pubblico con i cittadini che hanno avuto l'opportunità di esprimere le loro perplessità, le loro domande. Evidentemente c'è bisogno di fare ancora più chiarezza, di approfondire il tema. Stiamo parlando di 2 cantieri in particolare, San Filippo e Gabella. Citiamo anche un documento, un manifesto di un movimento civico del nostro paese dal titolo Il Ponte di Sangue. Le chiedo quindi evidentemente di fare un focus ulteriore e spiegare ai nostri cittadini cosa sta succedendo. Sì, Antonio, io ti ringrazio, avrei preferito un po' glissare su questo tipo di risposta da darti, però a questo punto, quasi forse un po' provocatoriamente, come giusto che sia, tu mi rivolgi una domanda, perché negli ultimi tempi questi 2 lavori pubblici, ma soprattutto uno in particolare, quello che riguarda un'opera importante, importantissima, che è il miglioramento dell'ingresso nord, quindi Gabella, là vi è davvero un vespaio, io mi rendo conto, è un vespaio tale che mi ha portato a dover fare un incontro pubblico, come tu hai benedetto, e che credo sia stato un incontro partecipato dalla gente, nel quale noi abbiamo dato tutte le ragioni, abbiamo dato tutte le spiegazioni che sarebbe stato giusto e che è giusto dare,
Vedi, io sono un uomo che accetta le critiche, perché la critica è il sale della democrazia. Quando è una critica costruttiva, è una critica che porta a qualcosa di buono. Quando non è una critica distruttiva, e lo dici, l'hai detto tu stesso, citando anche il titolo di questo manifesto, chiamiamolo documento, non so come definirlo, di questo fantomatico gruppo civico Movimento per Sant'Angelo, dal titolo vorrei dire un po' macabro, un po' lugubre, come credo che sia, mi sia consentito dirlo, un po' macabro chi lo ha pensato, chi lo ha scritto, chi lo ha sottoscritto, perché non solo vi sono tutta una serie di inesattezze e di opinioni che secondo me sono ingiuste nei confronti dell'operato dell'amministrazione, che rispetto a questo lavoro pubblico è un operato molto ma molto limitato, perché adesso io per chi però ecco, non si può evidentemente coprire di insulti un'amministrazione parlando di barzellette, parlando di grandi responsabilità, parlando di atteggiamenti proprio irresponsabili da parte dell'amministrazione comunale e del sindaco, quando non si è nelle condizioni di conoscere i fatti e le situazioni. Obiettivamente parlando, credo che pochi sappiano che questo è un lavoro pubblico, facendo anche un inciso, un'opera che non è un'opera che porterà ad un'area di sosta, o soltanto ad un'area di sosta, ad un parcheggio che, come dice in maniera molto maldestra questo documento, è un'opera che sarà utilizzata 3-4 volte l'anno. Credo che questo sia veramente un aspetto quasi ridicolo. Bisogna partire da lontano. Il nostro comune, il nostro paese aspettava da circa 80 anni quest'opera. Dagli anni 50 non si faceva altro che parlare della copertura parziale o totale, se fosse stato possibile, cosa pressoché impossibile, del Gabella, per consentire, per migliorare, ma soprattutto per creare una via di fuga, perché l'aspetto principale che non viene rilevato, ed è chiaro che purtroppo noi sant'angiolesi siamo un popolo di tuttologi, noi ci sentiamo capaci di essere onniscienti in tutto, e ognuno dovrebbe fare la propria parte. Io ricordo che in questa opera pubblica ci sono 10 figure professionali, tra ingegneri, geologi e quant'altro, ingegneri, geologi, geometri, direttori operativi, direttori dei lavori, che evidentemente sorvegliano, non solo, ma vi è anche un RUP, che è un dipendente comunale, che è il geometra Ciraulo, e vi è poi un responsabile, un dirigente dell'ufficio tecnico, ed è chiaro che il sindaco e l'amministrazione danno l'indirizzo, anzi fanno le disumane cose, le fatiche, le cosiddette fatiche di Ercole, per portare alla ribalta un finanziamento che si attende da 80 anni, che io ho iniziato a progettare con la mia prima amministrazione, che risale addirittura a 25 anni fa, e che poi nel 2016 ho rispolverato, facendo leva su tantissime cose, ottenendo un finanziamento di 3 milioni di euro per un'opera che è un'opera complicata, che è un'opera complessa, che è un cronoprogramma, perché quando si dice che in fase progettuale si poteva prevedere un'opera che durava un anno, non si sa quello che si dice. Cioè, ecco, lì in tal caso mi pare chiaro che sia, ed è evidente che tutti pensiamo, anziché vendere il giornale, ci riteniamo capaci di fare i giornalisti, perché da giornalai si diventa giornalisti. Questa è la realtà, le cose stanno in maniera del tutto diversa. Intanto, un lavoro complesso. Non discuto sui lavori a rilento, ho precedentemente parlato di tutto ciò che avviene nel campo, in questo campo complesso dei lavori pubblici, delle infrastrutture, laddove possono intervenire sempre dei fattori. Io non devo giustificare a nessuno, anzi sono andato io a muso duro anche in una manifestazione pubblica, ma ricordo che l'impresa in un'economia di libero mercato, e con l'impresa non
non la individua né l'amministrazione comunale né il sindaco. Tra l'altro, questo è un lavoro che è dalla A alla Z di competenza della struttura del contro il dissesto idrogeologico, cioè il commissario contro il dissesto idrogeologico delegato direttamente al presidente della regione. Quindi abbiamo fatto la progettazione in house con il nostro ufficio tecnico, abbiamo ceduto il nostro progetto alla struttura commissariale che poi ha pensato a tutto, compreso l'appalto, e che ha evidentemente la sorveglianza e l'alto controllo su questa opera pubblica. Questo non significa che il comune di Sant'Angelo del Brolo non possa intervenire, ci mancherebbe altro. Il comune di Sant'Angelo del Brolo e il sindaco di Sant'Angelo del Brolo con la sua amministrazione hanno sempre evidentemente il dovere di controllare, e la gente non sa, sarebbe irresponsabile avere fatto 20 incontri con l'impresa, con tutti i tecnici, avere cercato di fare il possibile. Ricordo a tutti che abbiamo tenuto la strada aperta tutto il periodo estivo, tutto il periodo di Natale. Ovviamente se poi succede un imprevisto, o comunque l'impresa per un problema autonomo da noi di organizzazione dell'impresa sulla quale noi non possiamo interferire, perché noi più volte abbiamo sollecitato l'impresa, ma solo sollecitato a fare lavorare anche il sabato, ma l'impresa evidentemente è l'esclusiva organizzatrice del lavoro e ha l'esclusiva in questo momento, fino alla consegna dei lavori, l'esclusiva competenza sul lavoro, su quel tipo di lavoro. È chiaro che parlare di un'area di sosta quando tutti i sant'angiolesi ricordiamo quanti autobus, quanti articolati sono rimasti incastrati in quel ponte che, ricordo a tutti, è stato costruito nel 1870 e che evidentemente attraversa un gabella, e tutti sappiamo dal punto di vista dei mutamenti climatici cosa potrebbe succedere qualora vi fosse una giornata di alluvione, come sono già avvenuti, che cosa sarebbe potuto succedere, il paese sarebbe potuto rimanere isolato. Quindi pensare, minimizzare un'opera così importante con un livore che è unico, con una saccenteria che sa più di ignoranza che non di saccenteria, dicendo una serie di cose. Io vorrei dire che poi, tra l'altro, il firmatario non è nemmeno un consigliere comunale. Tra l'altro, ecco, ci sono consiglieri comunali, e grazie a Dio, che io rispetto moltissimo nel nostro consiglio comunale, che sono anche dal punto di vista professionale qualificati per dare giudizi, perché pensare a fare un'opera in un anno, un'opera di quel genere, laddove bisogna intervenire nel subalveo del torrente, quindi con lo scorrimento delle acque, quindi con la stagione invernale, quindi con tutte le complicazioni che esistono, mi pare è una cosa impossibile, è chiaro. Che questo non vuole essere un addolcire le difficoltà, le condizioni di disagio. Certo, la responsabilità della chiusura non credo che possa essere, soprattutto di certe attività, possa essere. Abbiamo fatto una scaletta noi quando abbiamo concesso i contributi, che noi non abbiamo pensato allorquando siamo stati sollecitati, perché spesso avviene questo, che magari io e la mia amministrazione pensiamo ad una cosa e magari poi fuori tutto questo può essere oggetto di dibattito, o si viene a sapere che cosa si sta facendo, ed evidentemente ognuno poi strumentalmente, va bene, si appropria di iniziative e di eventuali, si assume la paternità di cose che magari no. È vero che noi nella prima erogazione dei contributi abbiamo convenuto tutti, perché abbiamo interpellato, siamo stati al tavolo assieme alle due minoranze, due gruppi di minoranza, abbiamo concordato insieme, perché è giusto fare così, ed è giusto, questo è un metodo che secondo me è altamente democratico, e continueremo a farlo. Il supporto lo abbiamo dato, quello che potevamo, perché evidentemente per sottrarre risorse al bilancio comunale non è una cosa di passaggio. Le attività produttive, sono convinto, gli esercenti sono convinto che stanno soffrendo moltissimo, ma allora quando l'opera sarà finita e il cronoprogramma che prevedeva la fine dell'opera per luglio scivola di 4 mesi, quindi entro la fine dell'anno, tutt'al più entro la fine dell'anno, noi consegneremo alla città un'opera che rimarrà nella storia di questo paese, perché, ripeto,
è più importante la messa in sicurezza di un'intera area che tra l'altro è anche ad altissimo rischio idrogeologico, con un'azione di contenimento anche di tutto il versante, perché quella è un'area, una parte di quell'area in R4, quindi per chi è addetto ai lavori parliamo di una zona ad altissimo rischio idrogeologico. Avremmo cercato, negli anni abbiamo sicuramente salvaguardato e tutelato la sicurezza dei cittadini e il nostro territorio, questo è che bisognava dire, e semmai bisognava fare un plauso, ma io ritengo che non solo dico noi facciamo il nostro, non siamo noi responsabili, non è la politica che oltretutto è responsabile, la politica può dare indirizzi, può controllare, può esercitare le attività che può esercitare, che vanno in direzione dei funzionari anche comunali che devono tutelare, che devono vigilare. Ecco dove sta. Quindi San Filippo, i lavori procedono bene, abbiamo quasi definito le coperture, molti lavori sono già a buon punto. Su Gabella siamo al 70% dei lavori già effettuati, San Filippo un po' di meno, però si recupererà, perché i lavori più complicati dal punto di vista, come dire, della struttura della chiesa sono quasi completi. Noi riteniamo che San Filippo, e posso già assicurare il paese, che la comunità, per assicurare la comunità, nel senso che noi speriamo di poter definire e avere consegnato i lavori di San Filippo al 30 di novembre, mentre Gabella dovrebbe essere anticipato di un mese al 30 ottobre. Poi se per una ragione qualunque, ma io credo che queste feste di Natale, riconsegneremo come in passato abbiamo già fatto con la circonvallazione, come l'ampliamento di via Garibaldi e come la scuola media e quante altre opere pubbliche abbiamo già realizzato, sarà consegnata al paese, e sicuramente sono convinto che alzerà moltissimo il livello della qualità della vita della nostra comunità. Sindaco, giunti nella settimana santa, direi di chiudere con un augurio pasquale a tutti i nostri cittadini. Mi sembra doveroso. Sì, io sicuramente l'occasione è la migliore per poter anticipare gli auguri di buona Pasqua, di una serena e buona Pasqua a tutte le famiglie di Sant'Angiolesi, ma non solo alle famiglie di Sant'Angiolesi, ma vorrei dire a tutto il mondo, se è possibile. Un augurio particolare lo voglio fare invece a chi soffre, agli anziani soli, a tutti gli ammalati, a tutti coloro che vivono situazioni drammatiche dal punto di vista della propria salute, e quindi l'augurio mio che ci possa essere una luce di speranza che entri nella loro vita. Oggi l'augurio mio è di pace a tutte le famiglie, di salute e di serenità. Buona Pasqua a tutti e buona Pasqua soprattutto anche a voi. Grazie per averci seguito e buona Pasqua.